Ma iniziamo da Boston, dove ci aspetta Stefano Salimbeni, che è con Pietro, professore associato di farmacologia e terapie sperimentali alla Boston University. Ha appena ottenuto la cittadinanza statunitense e ha pubblicato un libro sulla dipendenza da cibo e le compulsioni alimentari. Ma qui in America è conosciuto soprattutto per le sue doti di chitarrista e cantante. Io qui mi occupo di dipendenze. Ho un laboratorio, sono direttore di un laboratorio, in realtà co-direttore, e ho applicato le mie conoscenze in termini di dipendenze nel campo dell'alimentazione, circuiti cerebrali coinvolti, in termini di comportamento. E la parola chiave è compulsivo. Abbiamo appena scritto un libro, è uscito quest'anno, sulla compulsività in relazione all'alimentazione. Beh, siamo nella nazione giusta. Sì, direi, sì. Problema grosso. Un problema enorme, sì, perché coinvolge l'obesità, i disturbi alimentari, quindi parliamo di milioni di individui. Quando ho tempo, mi chiudo nel mio mondo e aspetto la vena creativa e compongo. Prendo una chitarra in mano, con accordi, scrivo dei testi. Solitamente, insomma, mi avvalgo dell'aiuto di professionisti in campo musicale, quindi musicisti, ingegneri del suono. Cantante dell'album The Fight for Day Rights, che è Chandler Mogul, è un rocker, ha pubblicato circa 25 album. Non lo faccio in realtà per, figuriamoci, per diventare una rockstar o chissà che cosa, non è questo lo scopo. Combattete non per i vostri diritti, ma per i loro diritti. Così si chiama il pezzo portante, il pezzo d'apertura dell'album che lei ha appena fatto. Sì, innanzitutto non è il primo, è vero, ma è il primo nel quale mi cimento nella scrittura dei testi in inglese. Il mio interlocutore è qualcuno che fondamentalmente non ha particolari problemi, così come non ne ho io fondamentalmente, immagino anche lei, ma proprio perché ci troviamo in una posizione di privilegiati, abbiamo il dovere, questo è il messaggio che cerco di mandare, di prendere delle posizioni chiare, rompere il muro del silenzio, un silenzio frastornante. Combattete per i loro diritti. Chi sono loro? Loro sono i migranti, i rifugiati di guerra, loro sono gli ultimi, quelli che non hanno una voce nella società, quelli che io definisco anche molto provocatoriamente gli scarti del mondo civilizzato, che chiaramente non lo penso, non penso affatto che siano degli scarti, ma purtroppo è un dato di fatto, molte volte sono trattati come tali. La passione per la musica e per il sociale che lei ha da sempre, o l'ha sviluppata quando è diventato lei un immigrante, tra virgolette? Devo dire che non ho avuto mai nessun tipo di problema di discriminazione, però nello stesso tempo da fuori, in un ambiente diverso che non sia quello di casa tua, della tua terra, della tua patria, lì forse cominci a pensare un poco di più. Ma infatti una delle canzoni che appunto è Migrant, Migrante, all'inizio in realtà nasce come una canzone autobiografica, poi ho modificato un po' il testo per renderla più sociale, più generalizzabile. All'inizio dicevo di me stesso, mi sentivo come un esiliato più che, perché avevo fatto la scelta di diventare, di proseguire, insomma, con la ricerca, perché io volevo stare, insomma, con i miei cari e nella mia terra. Mi sarebbe piaciuto tanto, però chiaramente non era conciliabile. But my life is here, my roots are here, my past and my soul in a goal. Senta, quanto è compulsiva la musica per lei?
Quanto è drogato di musica lei? Beh, non mi definisco un drogato di musica, mi piace parecchio, però non posso definirlo compulsivo, riesco ancora a fermarmi. Senta, la musica è una droga buona, eh? Eh sì, parecchio buona. A lei quanto bene le fa? Tantissimo. Perché poi si può accoppiare in qualunque momento della giornata o della vita in generale. But my life is here, my future is here, my past I don't know the lyrics.